Un libro sull'educatore intellettuale banchiere Luigi Mariano, presentato in uno dei momenti formativi voluti dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Lecce. La sala Dante dell'Istituto Costa ha ospitato i partecipanti, proprio lo stesso istituto di cui il noto intellettuale leccese è stato preside per anni. Una presenza a Lecce, una presenza nella provincia e un'attenzione soprattutto ai giovani, che sono il vero pilastro e non è una banalità del futuro, così come in questa scuola mio nonno ha formato tante generazioni. A me piacerebbe assolutamente non formarle, perché non credo di non essere capace, ma sicuramente seguirle, guardarle e accompagnarle in una crescita sana, etica e molto dignitosa. La famiglia è stata sempre unita, coesa, ma chi però ha indirizzato tutto al sociale era Luigi Mariano, il preside. Perché? Per carattere innanzitutto, e poi perché gestiva 1400 alunni all'anno, che costituivano una sua immensa famiglia a cui pensare. Doveva, creava lavoro, andava a domandare lavoro per i suoi alunni. Un modo per ricordare un grande uomo che ha lasciato delle tracce importanti sul territorio, da banchiere, educatore e professionista. Un lavoro importante il suo per la categoria dei ragionieri collegiali della provincia di Lecce, soprattutto perché svolto all'inizio del ventennio fascista. È stato un uomo molto importante per la categoria. Credo che fosse giusto ricordarlo e fosse giusto riprendere anche la sua attività e la sua visione. Lui ha guardato la professione in tempi non sospetti, in una versione moderna. Ha avuto una visione che vedeva il professionista al centro del processo economico, lo vedeva impegnato nelle attività di arbitrato e soprattutto ha lavorato molto anche per l'unificazione dei due albi.